giorno prima di un'operazione all'occhio sinistro vado in ospedale, sistemo un po' le mie cose e cerco di rilassarmi. Improvvisamente però sento un rumore. Guardo e attraverso la porta vedo passare un infermiere che spinge un carrellino. Anche lui però vede me. Torna indietro, si appoggia allo stipite della porta e mi guarda come soltanto un infermiere dei Caraibi sa fare. Buonasera, misuriamo la temperatura? Se dobbiamo. Ha per caso un termometro con sé? No, veramente non pensavo di portarlo. Tranquilla, ci pensa Raffaele suo. E mi appoggia una mano sulla fronte. Rinaldi, tranquilla, sei fresca come una rosa. Ci pensa Raffaele tuo. Domani mattina vengo presto e ti accompagno in sala operatoria. Ciao! Quella notte faccio sogni di cui mi pento. La mattina dopo, all'alba molto presto, in effetti l'infermiere Raffaele ritorna. Insieme a lui c'è anche una donna, una giovane infermiera con i capelli rossi, credo Anna, non lo so, che non mi sorride. Lui prende un pennarello e mi disegna una grossa X sopra l'occhio, così non si confondono in sala operatoria. Sono pronta, sto per scendere dal letto a seguirli, quando si girano, mi guardano e insieme si mettono a urlare. Ah, lo smalto sulle unghie dei piedi! Ma come ti è venuto in mente di metterti lo smalto in sala operatoria? Dovete operarmi all'occhio. Ma non lo sai che lo facciamo per igiene? Ah beh, se per quello. Ma dove hai vissuto fino adesso? Ho fatto solo le tonsille a 7 anni. Almeno hai portato il solvente. Allora, basta, eh? Se ne vanno, mi lasciano sola e umiliata. Dopo un po', Raffaele mio e forse Anna ritornano. E senza dire una parola, mi divaricano le gambe. E uno a destra e uno a sinistra. Lentamente, ma con crescente ferocia, mi portano via tutto lo smalto. Insieme alla dignità. Oh, però poi ci siamo chiariti, eh? Una volta al mese vado a trovarli, faccio pedicure, manicure e mi trovo benissimo. Mari Rinaldi. Emozione stare davanti a loro. Non li ho guardati mai. È successa veramente questa cosa? Sì, è successa. Ho cambiato solo il nome dell'infermiere. Ah, bene. Ma io ho letto che ti è finito addosso un paracadutista. Come ha fatto? Sì. Molti anni fa sul lago di Lecco c'erano 5 paracadutisti che dovevano scendere per una dimostrazione. 2 sono finiti nel lago di Lecco, 2 sono finiti fuori e uno è finito verso la tribuna. E quindi a noi che eravamo in tribuna ci hanno fatto scappare, ma a un certo punto tutto buio, insomma semi buio, e il paracadutista con tutto il paracadute giù. Ti è finito addosso, va bene. Allora, bella storia. Fabio, a te la parola. No, è un racconto umoristico, lo chiamerei. A parte ciao, noi ci conosciamo. Dove? All'ospedale? Ci siamo visti qualche volta. Sono l'infermiere, sono io, sì. Lei molto, la trovo brava nel raccontare. È un racconto, ripeto, che ha un fondo, non è proprio non lo trovo un monologo devastante dal punto di vista appunto del cabaret, quello inteso nella forma più classica, però a me non è dispiaciuto per niente, insomma. Selvaggia? Questa esibizione è un ibrido, non è né il monologo classico in cui all'interno della narrazione ci sono tante battute, ci si diverte, eccetera, c'è un ritmo, e neppure la barzelletta, che può essere assolutamente piatta fino a un certo punto e ti può sorprendere alla fine. Quindi non riesco bene a capire in quale casella posso metterti. Sembri una che ci dice, oh, lo sapete cosa mi è successo oggi? Noi ti ascoltiamo, molto però non hai pretese in nessun senso. Sì. Mentre chi sale qui deve avere o una pretesa o l'altra. È l'opposto del ballerino sardo, diciamo. Sì, esatto, lui voleva troppo. Lui voleva fare troppo, tu secondo me hai fatto troppo poco. Prego Paolo. Ribadisco anche, buonasera Mari, ribadisco anch'io più o meno la stessa cosa, il tuo racconto vero che parte da un'esperienza reale. Ti dico, ad esempio, quando uno racconta anche una barzelletta, a volte a metà si ride di già, tanto che quasi in certe barzellette o in certi racconti il finale conta poco, conta già come ci arrivi, no? E qui si arriva, cioè la battuta fondamentalmente è quella finale, ma non è così scoppiettante da giustificare magari un ascolto di 2 minuti e mezzo, almeno per quanto mi concerne. Comunque andiamo al voto, grazie. Andiamo al voto, eccoci qua. Selvaggio Lucarelli 3.5, Fabio De Luigi 6, Paolo Ruffini 5.5, Diego Battantuono 5, per un totale di 20. Grazie. Arrivederci.